allo Stato e sfruttamento del lavoro per realizzare i camici utilizzati negli ospedali contro il Covid del centro di produzione Rapprato. Nella sede di Prisma un convegno per parlare delle nuove opportunità del 5G e gli ambiti in cui poi possono essere applicate le tecnologie. Antonio Napolitano, il nuovo amministratore delegato dell'Interporto, che in passato era già stato presidente del polo logistico. Il presidente dei tessili di Confartigianato lancia una proposta, incentivi per l'acquisto di capi green per sostenere il rilancio del settore moda. Una buona serata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. È collegata agli appalti pubblici per le forniture di camici e tute per i sanitari durante l'emergenza Covid l'inchiesta di Squadra Mobile Procura di Prato che stamani ha portato all'esecuzione di 16 misure cautelari, 11 gli indagati ritenuti responsabili di truffa e danni dello Stato ma anche di sfruttamento del lavoro. Ci dice di più Marco Manzo. Tutto è partito dalla denuncia al sindacato di un lavoratore senegalese che ha posto all'attenzione una situazione di sfruttamento nell'azienda a conduzione cinese dove era impiegato. L'indagine ha poi sollevato un complesso sistema di gestione illecita delle commesse pubbliche di fornitura dei dispositivi di protezione per il Covid. L'indagine condotta dalla Squadra Mobile Pratese e coordinata dalla Procura di Prato ha portato all'emissione di 16 misure cautelari a danno di cinesi ed italiani, 4 delle quali in carcere. Altre 11 persone sono indagate. I riscontri della polizia prima hanno fatto emergere lo sfruttamento in varie aziende a conduzione cinese del distretto di lavoratori stranieri in stato di bisogno, impiegati fino a 12 ore al giorno anche nei festivi per la fabbricazione di dispositivi sanitari. Poi hanno rivelato che la produzione di quei dispositivi sarebbe stata effettuata irregolarmente. Il consorzio GAP, azienda romana che si era aggiudicata l'appalto pubblico con il commissario straordinario per l'emergenza Covid alla Regione Lazio per produrre dispositivi di protezione per il Covid, secondo la procura avrebbe infatti violato la norma sugli appalti pubblici che prevede il divieto di subappalto, subappaltando la commessa da alcune aziende cinesi del distretto pratese. Il consorzio romano sarebbe stato modificato al bisogno per recepire la commessa, pur non avendo la struttura e le capacità per soddisfare le richieste della pubblica amministrazione committente, avvalendosi poi indebitamente del subappalto ad alcune aziende cinesi di Prato che a loro volta operavano violando le norme in materia di lavoro, igiene e sicurezza. Addirittura il lavoro sarebbe stato ulteriormente subappaltato ad aziende terziste in diverse province italiane. Grazie al lavoro a nero, allo sfruttamento e il guadagno sulla commessa veniva massimizzato, l'appalto aggiudicato dal consorzio romano prevedeva la fornitura di milioni di camici e tute per i sanitari degli ospedali durante l'emergenza Covid, un appalto da oltre 80 milioni. Oltre alla violazione del divieto di subappalto, la procura contesta la frode nelle forniture e la truffa ai danni dello Stato, dato che il consorzio avrebbe importato tute protettive fabbricate in Albania, nonostante la commessa prevedesse l'obbligo di produrre dispositivi in Italia. È stato infine disposto il sequestro preventivo di beni per 43 milioni di euro nei confronti di 6 indagati, riconducibili alla gestione di fatto o di diritto del consorzio romano. E sull'inchiesta ascoltiamo adesso le parole del procuratore di Prato, Giuseppe Nicolosi. Tengo a ribadire che l'indagine è iniziata e questo aprirebbe lo scenario sui discorsi che abbiamo fatto tante volte sulla collaborazione, sulla denuncia degli enti, eccetera, sulla denuncia di un cittadino, di una vittima dello sfruttamento lavorativo. Quindi, diciamo, è stato quest'occhio puntato su questa piccola iniziale da un senegalese da cui è nata questa inchiesta e quindi questa trasversalità di questo lavoro nero degli ultimi, come ripeto, l'ho detto tante volte, lo sfruttamento lavorativo è realizzato secondo le condizioni che constatiamo e abbiamo constatato più volte a Prato e l'offesa alla dignità della stessa persona umana, il valore cui è riconosciuto alla Costituzione e il traslarsi di questo male in un altro male che era l'emergenza pandemica e dall'emergenza pandemica al danno collettivo per quello che si è detto e a questa locupletazione. Questa speculazione che riteniamo essere molto molto grave.
Nel nostro territorio non c'è posto per chi lucra sullo sfruttamento dei lavoratori calpestando la loro dignità, così il sindaco Matteo Biffoni commenta l'operazione di squadra mobile e procura sulla maxi truffa ai danni dello Stato. Ringrazio la procura e la polizia per il grande lavoro svolto con precisione e celerità, ha aggiunto il primo cittadino. E ancora cronaca, pugni e testate per portare via ad un cittadino di nazionalità marocchina due orologi e un bracciale. È stato arrestato per il reato di rapina stanotte in piazza Mercatale un uomo di 33 anni di nazionalità ivoriana. L'arresto è stato l'esito di un'indagine lampo dei carabinieri del radiomobile di Prato attivati dalla segnalazione di un cittadino che aveva visto un soggetto percuotere un uomo. Quella che era stata segnalata come una lite si è rivelata poi essere una vera e propria aggressione. L'intervento dei militari ha permesso di bloccare poco lontano da Piazza Mercatale l'aggressore e di arrestarlo. L'intera refurtiva, per un valore complessivo di circa 400 euro, è stata recuperata e restituita. E voltiamo pagina, un incontro nella sede di Prisma in via Galcianese per parlare delle nuove opportunità dischiuse dalla tecnologia 5G. Il convegno, moderato dal direttore di TV Prato Gianni Rossi, ha visto partecipare da remoto il sottosegretario allo sviluppo economico Anna Scani e in presenza l'assessore regionale Leonardo Marras. Cogliere le nuove opportunità di crescita presentate dal 5G e dalle nuove tecnologie, una sfida importante che vede Prato e la Toscana impegnate in prima linea. E proprio di investimenti sul 5G si è parlato oggi nel corso di un evento organizzato da Regione, Comune e Fondazione Ugo Bordoni e moderato dal direttore di TV Prato Gianni Rossi, che si è tenuto nella sede di Prisma, la casa delle tecnologie emergenti di via Galcianese. Il nostro sistema economico è concentrato su un settore, quello tessile, che è maturo, è una storia antica, ha fatto grandi passi in avanti, ma insomma comunque vada, non è esattamente il settore a cui si pensa quando si pensa all'innovazione tecnologica. E invece no, se vogliamo rimanere sul mercato dobbiamo mettere nelle condizioni le nostre aziende, sia quelle che si occupano direttamente di nuove tecnologie, ma anche quelle dentro i settori più tradizionali, di poter usufruire delle opportunità che le nuove tecnologie ci concedono e ci mettono a disposizione. Ecco, il lavoro di Prisma è esattamente questo. Un appuntamento al quale ha preso parte da remoto anche la sottosegretaria allo sviluppo economico Anna Scani, che ha sottolineato come a Prato le realtà dell'innovazione si siano moltiplicate nel tempo, ma è fondamentale a livello nazionale recuperare un ritardo su competenze e infrastrutture. La parola d'ordine, secondo l'assessore regionale Marras, è integrazione. Siamo in una fase nella quale le tecnologie abilitanti, il 5G, tutto ciò che riguarda la connessione, e la libertà nel movimento, l'intelligenza artificiale, il blockchain, tutte tecnologie orizzontali che riguarderanno la trasformazione digitale della produzione e dei servizi e riguarda le piccole, le piccolissime, le medie, le grandi imprese, tutto l'ambiente economico e sociale del presente, direi, più che del futuro. Evidentemente però abbiamo bisogno di un approccio accelerato e abbiamo bisogno di un centro di competenze come quello che abbiamo realizzato a Prato. Centro di competenze 5G, realizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni e che è integrato e coabita con Prisma, che ha l'obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese di soluzioni basate su 5G, intelligenza artificiale e blockchain. Il 5G è una tecnologia che cambierà tantissimo. Non è la naturale evoluzione del 4G, ma una tecnologia che consentirà di realizzare dei servizi che oggi con le tecnologie attuali non sono realizzabili. Questa è la sfida. Realizzare nuovi servizi vuol dire che questi servizi potranno essere applicati a tutti i settori che conosciamo. Ma sentiamo nel dettaglio in che modo le nuove tecnologie si applicano a diversi ambiti economici, dal tessile all'alimentare. Dalla creazione di una piattaforma web che grazie alle nuove tecnologie permette di certificare le procedure nella filiera della pasta, all'uso di sensori a 5G per vigneti, ma anche l'utilizzo dell'innovazione nei settori dell'olio e del vino. Sono solo alcuni dei progetti che l'Università Toscana hanno presentato e su cui è stato chiesto un finanziamento e che fanno comprendere in concreto in che modo le nuove tecnologie si possono applicare in differenti settori. Il Centro regionale di Prato ha infatti già avviato la sua attività con i primi 14 progetti di ricerca approvati. Si tratta di 14 assegni di ricerca da 28.000 euro per altrettanti laureati che dovranno collaborare con un ugual numero di imprese. Lavoreranno sul 5G, ma anche sui sistemi di intelligenza artificiale e sull'applicazione della blockchain. Le tecnologie che si volevano sviluppare e incentivare erano sostanzialmente di tre tipi.
il 5G di cui tutti sappiamo e abbiamo sentito parlare, l'intelligenza artificiale, altro tema molto noto, e infine la blockchain, queste che di solito se ne sente parlare in ambito di monete, di criptovalute cosiddette, ma che in realtà ha delle applicazioni ben più vaste. Ecco, qui davvero analizzando i progetti si è visto come c'è stato uno sforzo notevole di riuscire a mettere a terra queste idee, appunto queste capacità tecniche in contesti molto vari, si va dall'ambito agricolo ma anche per esempio gli aspetti legati alla produzione di farmaci, altri che invece riguardano l'ispezione dei macchinari all'interno delle industrie, qui per capire prima quando è che un certo impianto, un certo apparato rischia di andare in crisi, di rompersi, diciamo, ma anche per tutelare i lavoratori che lavorano all'interno degli impianti industriali, capire quali sono le possibili criticità e i possibili rischi. Questi sono alcuni degli esempi di questa applicazione. Rallenta rispetto a ieri il contagio da Covid nella nostra provincia. Oggi i nuovi casi a Prato sono 337. In Toscana il bollettino riporta 5.560 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 20.850 tamponi eseguiti. Tasso di positività al 26,7%. A livello regionale sono 4 le vittime, di cui nessuna nel pratese. I ricoverati sono 608, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 26 in terapia intensiva, 3 in più. L'Interporto della Toscana Centrale ha un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Antonio Napolitano, già in passato presidente del polo logistico pratese e con alle spalle una profonda conoscenza del settore della logistica e del trasporto merci. Antonio Napolitano è il nuovo amministratore delegato dell'Interporto della Toscana Centrale. A nominarlo all'unanimità è stato il CDA del Polo Logistico Pratese. Per Napolitano si tratta di un ritorno a gonfienti, visto che in passato è già stato presidente dell'Interporto di Prato. Non solo, è stato anche presidente della UIR Nazionale, Unione Interporti Riuniti e di Logistica Toscana. È quindi profondo conoscitore da oltre 20 anni delle tematiche legate alla logistica, al trasporto merci e all'intermodalità. Quindi oggi è un ritorno che ci dovrà vedere impegnati nella questione dei servizi e della intermodalità per far partire la nostra piattaforma, che vorrei ricordare già all'epoca quando la costruimmo è da ritenere una delle piattaforme con tutte le caratteristiche europee pronte per l'intermodalità transalpine e quant'altro. Il tema centrale dell'attività dell'Interporto è quello legato al potenziamento dell'intermodalità, riducendo inquinamento, rischi sulle strade e rendendo sempre più centrale il transito delle merci dall'area pratese. La parola d'ordine dovrà essere ferro, ferro, ferro. L'altra parola chiave dovranno essere servizi, servizi, servizi. Quando dico ferro significa l'intermodalità, il servizio per eccellenza del nostro Interporto, il quale deve, insieme agli altri interporti, ai porti, agli aeroporti di questa regione, di farla diventare un'unica piattaforma logistica. E se non lo facciamo ora, quando? Non lo facciamo più. Infine il tema del ferro bonus per rendere il trasporto su ferro competitivo con quello su gomma e liberare la FIPLI da una mole importante di mezzi pesanti. Facciamo un esempio, noi abbiamo un'arteria che crea tanti problemi di manutenzione alla regione toscana, mi riferisco alla Firenze-Pisa-Livorno, che è l'asse stradario che collega il nostro territorio con Livorno, con lo sbocco naturale per il trasporto delle merci. E tra l'altro abbiamo qualche morto ogni anno. Ecco, noi ci poniamo già con dei progetti che ho sul tavolo di eliminare giornaliamente 100 tir. Naturalmente qui bisogna farlo con una concertazione attraverso un tavolo e vede seduta la regione, le ferrovie, perché oggi il trasporto su gomma è ancora più competitivo del ferro. Quel gap che manca bisogna mettercelo come pubblico.
4 parrocchie della diocesi di Prato si apprestano ad accogliere il nuovo parroco. Si comincia venerdì 8 luglio alle 19 con l'inizio del mandato dal parroco di Don Jean-Jacques Ilunga nella comunità di Santa Maria dell'Umiltà a Chiesa Nuova. Sabato 9 luglio alle ore 18 è in programma l'ingresso di Don Abramo Vettunparampilla a San Paolo. Domenica 10 luglio gli ingressi sono due. Alle 11 Don Maurizio Corradini viene accolto dalla parrocchia di Sant'Antonio a Reggiana e poi alle 18.30 Don Giovanni Santa Colorado inizia il suo incarico da parroco a San Quirico di Vernio. Le celebrazioni sono presiedute dal vescovo Giovanni Nerbini. I dati dicono che la produzione del tessile in aumento, ma Confartigianato punta all'obiettivo sull'effettiva redditività che si genera e sul relativo potere d'acquisto delle famiglie. Per questo il presidente nazionale dei tessili di Confartigianato, Moreno Vignolini, lancia una proposta, ossia incentivare l'acquisto di capi di abbigliamento green per favorire il settore moda. I dati sulla produzione resi noti da Confindustria registrano che, nel distretto, il primo trimestre 2022 è stato chiuso con un più 12,4% sullo stesso periodo del 2021. Confartigianato commenta questo dato, mettendo in luce le criticità che comunque permangono nel settore e le strategie per superarle. Dire che la crisi è alle spalle, io spererei di sì, anche perché i numeri ci dicono appunto questo. C'è da capire poi quanta reale redditività sia corrisponda di fronte agli aumenti di fatturato che c'è stato. Una proposta che io farò ai prossimi consigli nazionali della moda potrebbe essere quella di incentivare il consumo di certi capi di abbigliamento. Sono state aiutate l'acquisto di autovetture, di mobili, della casa. Mi domando perché mai sulla moda si sia fatto un intervento di incentivazione. Allora, la proposta, anche provocatoria, potrebbe essere quella di incentivare l'acquisto e il consumo di beni, ad esempio, green, certificati green, visto che di rispetto dell'ambiente si parla, o che abbiano magari la certificazione di una filiera specifica che li produce. Sul fronte delle aziende, invece, per superare la crisi della capacità produttiva, Confartigianato propone incentivi alla formazione sulla falsariga della formazione 4.0 anche per il lavoro manuale e accoglie favorevolmente le aggregazioni di filiera o tra aziende dello stesso settore. Bisogna stare attenti però a capire cosa vuol dire aggregazione. Se si intende aggregazione come qualcuno che comanda in casa di un altro, io credo si sia sbagliato. Il modello vincente io credo sia quello visto con l'acquisizione della Filpucci con la filatura al filo, dove Filpucci garantirà una bella parte di lavoro a questa azienda terzista, ma concederà all'azienda terzista di poter mantenere una sorta di clientela magari storica che gli consentirà di poter mantenere un certo livello di fatturato tutto l'anno, magari quando proprio Filpucci stessa non potrà avere ordini. Se si comincia a ragionare con questa logica, con questi equilibri, io credo sia un modello vincente da poter tener conto. Bilancio soddisfacente per l'edizione zero di Da Chiostro a Chiostro, la manifestazione enogastronomica organizzata da Confesercenti Prato con il contributo di Vetrina Toscana e Comune di Prato. Le due serate del 4 e 5 luglio hanno visto oltre 1000 persone affollare i chiostri del Duomo e di San Domenico. Occorre dare continuità a questo evento affinché possa diventare un appuntamento fisso sempre più ricco di contenuti e collaborazioni, ha proposto il presidente di Confesercenti, Stefano Bonfanti. E passiamo adesso allo sport, al ciclismo, ancora grande ciclismo a Prato con la piccola Liegi in scena domenica prossima, il Memorial Bresci, che vedrà coinvolti i comuni di Prato, Vaiano e Montemurlo. Tutto pronto per la seconda edizione del Memorial Bresci, domenica prossima grande spettacolo sulle strade del comune di Prato, del comune di Montemurlo e anche quello di Vaiano, perché si farà una competizione di altissimo livello per la nuova speranza del ciclismo toscano Lorenzo Giordani. Fabio Davids insieme a Leonardo Giordani e a tutta la famiglia Bresci hanno organizzato un grande teatro. Sì, dai, domenica vogliamo ricordare Maurizio, il nostro caro Maurizio, con un bel evento sportivo di ciclismo e grazie a lui che ci dà tutta questa voglia di ricordarlo, insomma si è fatto questa gara, e un grazie a tutti gli sponsor, a tutta la famiglia, a tutti gli appassionati, a tutti gli amici e dai, speriamo che si dia emozioni belle. Dai. Avete lavorato tanto, da tanto tempo, però siete stati rispettati, per ora 170 iscritti. Sì, abbiamo 170 iscritti, non è poco per essere il 10 di luglio, insomma, cioè, siamo contenti.
per dire piccola Liegi bisognava fare qualcosa di speciale, quindi percorso con partenza e arrivo a Galciana, si andrà verso la Rocca 5 volte consecutive, poi via su per le mitiche svolte, si tornerà nel comune di Montemurlo, ultima volta la Rocca e poi l'arrivo finale. Sì, a Maurizio, insomma, cioè, a me andavamo sempre a vedere la Liegi, Baston Liegi in Belgio, sì che gli si è dato questo nome in suo ricordo. La gara è dura, però non proprio massacrante, però insomma una gara impegnativa e dove verrà fuori un corridore di livello. Ed è il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani giovedì 7 luglio con ritrovo alle ore 18 all'Istituto Pertini di Vernio, borghi nascosti lungo la via delle Rocche, Ceraio e Costozze a Vernio. Passeggiata nel bosco dal borgo di Ceraio alla chiesa di Costozze con apericena, il cui ricavato andrà nella ristrutturazione del muro della chiesa. Dalle ore 19 alla cava di Marmo Verde di Figline, Monteferrato Festival Acoustic Live Set di Dario Rossi. Sempre dalle ore 19 nel piazzale esterno di Omnia Center, I Love Music, serata latina e reggaeton nella manifestazione a ingresso libero organizzata dal Radio Bruno con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Misericordia di Prato. Alle ore 20 in piazza Castello alla Rocca di Montemurlo, cena rinascimentale, rievocazione storica promossa dal Comune di Montemurlo e dal Gruppo Storico. Dalle ore 21 alle 24 per le vie del centro storico, Prato Shopping Night, aperture serali dei negozi, degustazione di prodotti tipici. Alle 21.30 alla Scuola di Musica Verdi, Caramelle non ne voglio più, conferenza multimediale di storia della musica a cura del critico Alessio Zipoli. L'incontro della serata sarà dedicato a Mina. Alle 21.30 all'Anfiteatro di Santa Lucia, banda Bardò e Cisco, concerto di una delle band più longeve del panorama musicale italiano e la storica voce dei Modena City Ramblers, nella tappa del tour Non fa paura. E con l'agenda è tutto, vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il TG del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Per comprare, vendere, affittare casa, rivolgiti a Tecnocasa, la più grande rete d'Italia nell'intermediazione immobiliare residenziale e per l'impresa. Ci trovi vicino a te nelle nostre 9 agenzie affiliate a Prato e provincia e sul nostro sito tecnocasa.it, uno dei più cliccati da chi cerca casa. Esperienza e competenza per trovare velocemente l'immobile che fa per te. Vuoi lavorare con noi? Inviaci il tuo curriculum. Scrivi a toscana@tecnocasa.com. Tecnocasa, la più grande rete fisica e virtuale in Europa. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. La situazione sinottica attesa per la giornata di domani ci mostra un'area di bassa pressione che sfiorerà l'Italia portando
dell'instabilità e anche un calo delle temperature. Andiamo quindi a vedere le condizioni meteo attese. In Toscana in mattinata cielo ovunque sereno, poco nuvoloso, venti deboli occidentali, mari poco mossi, temperature minime in lieve diminuzione. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità in Appennino con possibilità di rovesci e locali temporali. In serata possibilità di rovesci anche sui settori orientali della regione. Venti in rinforzo da ovest-nord-ovest, mari a tratti mossi, temperature massime stazionarie ma con tendenza a generale calo delle temperature in serata. Uno sguardo adesso alla giornata di venerdì, in mattinata cielo sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti residui sui settori appenninici più orientali, venti moderati da nord-est, mari mossi, temperature minime in generale sensibile diminuzione, nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, venti moderati di maestrale sulla costa con mari mossi, nord-orientali nelle zone interne, temperature massime in generale diminuzione, oscillanti mediamente fra i 28 e i 32 gradi. Bene, con questo ho concluso. Buona serata a tutti.